continua il lavoro sulla sanità, che si spera stavolta possa avere non straordinari, pandemie, insomma cose imprevedibili, ma sull'ordinario, programmazione edilizia e così via. Sì, innanzitutto voglio ringraziare il Presidente per la fiducia che mi ha dato ed è un impegno che porterò avanti proprio all'insegna della continuità come lui ha già stabilito. Gli impegni da portare avanti sono tanti, però abbiamo messo anche delle ottime basi in questi 5 anni, perché l'aver raggiunto la possibilità di mettere in sinergia sia la rete ospedaliera che la rete territoriale vuol dire che daremo quell'assistenza appropriata e di prossimità a tutti i nostri cittadini. Vorrei ricordare anche l'impegno sulla sanità digitale e sull'informatizzazione, più di 50 milioni, questo permetterà anche di poter raggiungere quelle pazienti, quei nostri assistiti che abitano nelle zone più lontane dai centri dei servizi. L'attenzione nell'ambito della sanità è un'attenzione particolare in questo momento dove ci sono tante richieste e anche tante difficoltà. Le difficoltà innanzitutto vorrei ricordare sono la prima è rappresentata dall'abbattimento delle liste d'attesa, cosa che metteremo in atto attraverso una valida programmazione che abbiamo fatto già mettendo anche dei fondi, ma oggi attraverso un monitoraggio costante di quella che è la programmazione dei servizi che le aziende hanno messo in atto. A questo proposito vorrei sottolineare che abbiamo acquistato delle grandi apparecchiature con grandi investimenti e questo permetterà di lavorare di più, maggior tempo e maggiore ore, e anche con l'aumento del personale. Basta ricordare che abbiamo assunto più di 6.000 persone, abbiamo stabilizzato più di 1.000 persone, quindi attraverso le grandi apparecchiature, l'aumento del personale con una variazione di orario troveremo il modo di poter abbattere queste liste d'attesa. Anche per quanto riguarda il sovraffollamento dei pronto soccorso, ogni azienda sta portando avanti il programma che io ho voluto già stilare nella rete ospedaliera, specialmente per la presa in carico di quei pazienti che arrivano sia in codice bianco che in codice verde.